supa silug in Liduiziuci porta oggi in Cristinace. Cristinace è una dei comuni più tiughi e meno popolati di Rodione, ma qui ha volontà di poteri pubblici da municipalità e di volontà o di vastà agenti in i paesi per via, per esempio, dall'oggi comunale. Andiamo a parlare in cui un meri di comune. Antonio Versini, saluta. Buongiorno. Sei il maire di Cristinace. Ci puoi presentare il progetto della Lodi Comunale in Lendio? Allora, il progetto della Lodi Comunale riguarda il 2014. C'era una vecchia casa abbandonata. Dunque, i proprietari l'hanno venduta, la mairie la compra. Dunque, abbiamo fatto una consultazione e ora abbiamo avuto il progetto. E ora ci ha presentato questo progetto che oggi è davanti a noi. Dunque, è fatto tutto in pino lariccio, tagliato in foresta da idone, si è dato nel palandre in Albertaccia. Dunque, tutto è fatto per i charpentiers di Agosto e Campontereccia. E oggi abbiamo imparato questi pochi giorni che sto attivente stasera l'architetto di Parigi hanno ricevuto ad avere il premio nazionale di ovviamente in legno. E ci sono condizioni per campare qui? No. Non c'è più che una condizione speciale, bon, solitamente sono fatti per pigliare, cioè alludiare all'annata, perché sennò, bon, solitamente va bene passare le vacanze, partecipare a fare campo al paese, bon, e poi bon, sono gente di, voglio dire, senza alcuna cosa, sono gente che sono originari più o meno del paese, e dunque è un piacere di permettere bene, quelli che sono ritirati di venire a sovvivere al paese degli sonnati e con gli altri di campare dalle paesi occidentali qui, travagliano con la regione e tutto. Voilà. Allora, ovviamente, ne sei contente? Ovviamente, proprio bene. Proprio bene? Ah, sì. Abbiamo un appartamento in Ajaccio, ma per noi è veramente un Pietro, mio marito, fa uccioso. C'è un video di noi che sta qui e siamo, per noi era importante di stare qui. In più di questi tre appartamenti, c'è sei altri ovviamente comunali. In tutto d'inverno in Cristinace c'è 80 abitanti. Certi come Erika hanno deciso di campare in paese e anche di impegnarsi in dei comitati di vesti. On voulait faire un peu des trucs d'hiver pour continuer un petit peu sur l'hiver. Déjà demain il y aura le repas. Donc la série j'ai oublié, c'est bien. J'ai fait mes études sur le continent, mes études d'infirmière et j'ai ma maman qui est originaire du village. Donc je venais là ici en vacances tous les ans et donc j'ai décidé de venir m'installer à Ajaccio pour le travail. Mais moi, ma volonté première, c'était de m'installer au village. Donc j'ai décidé de m'installer en libéral au village, dès que j'ai pu. Martin, ci deve qualcosa bere. Il comitato organizzerà parecchi avvenimenti d'autunno e d'inverno. Intanto, giovani e più anziani si ritrovano a Ogit, o solo commercio del paese, a parte tutto l'anno. È un punto dove tutto il mondo si ritrova, è un punto dove qualcuno ha bisogno. Di pia qualcosa in Ajaccio, poi trovo altro per andare. Facciamo qualche cosa come qui, giusto per dire che c'è qualcosa per mangiare l'inverno, non si sa mai.